matrimonio burrascoso in provincia di Caltanissetta. Al ricevimento lo sposo si apparta con la testimone e il suocero lo scopre. Scoppia la rissa. 1.990 persone abitano in provincia di Caltanissetta, a Marianopoli, la città di Mariano, dal nome del proprietario dell'antico feudo, Mariano della Scala. Un ragazzo e una ragazza di Marianopoli, appena maggiorenni, si sono innamorati, forse, e poi si sono sposati, bene, anzi male. Sì, perché al ricevimento di nozze lui si è appartato con la testimone, il suocero lo ha scoperto e tutto è andato a gaetane. L'amore non è bello se non è litigarello, vero, ma no fino a tal punto. Infatti, i camerieri del ristorante hanno servito gli antipasti. E che mai sarà stato un piatto afrodisiaco, una fattucchieria gastronomica? E lui è fuggito in camera da letto con la testimone di nozze. Lui, l'ormai marito, da pochi minuti ha giurato a lei: io, tizio, accolgo te, Caia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Chissà quante risatine in chiesa da parte di qualcuno degli invitati che sia stato tanto amico dello sposo, tanto da essere a conoscenza che lui fosse innamorato cotto anche della testimone e che prima o poi avrebbe sgarrato. E così è stato. Dopo gli antipasti, quando la pasta dei primi piatti è stata scolata, pronta per essere servita, il ragazzo si è dileguato, dissolto nel nulla, come un fantasma. Il padre della sposa, il suocero, si è rivolto ai camerieri: aspettate, non servite la pasta, attendiamo lo sposo, prima o poi ritornerà. È trascorsa mezz'ora, nessuna traccia. Il suocero, persona sagace, accorta e avveduta, ha pensato subito a male e non ha pensato male. Infatti, gira e rigira, acqua, fuochino e fuocherello e poi fuoco. Il suocero ha scoperto il genero degenerato in una suite della sala trattenimenti. Toc toc, chi è? Sono il papà della sposa, cerco lo sposo, sei tu? E lui è stato sorpreso ad amoreggiare con la ragazza testimone. Si è scatenato il pandemonio, la baraonda è dilagata violenta, le due famiglie di lui e di lei si sono scontrate a pugni e calci, le grida e le invettive, tanto che sono intervenuti i carabinieri. La pasta dei primi piatti si è raffreddata, poi si è incollata e tutto, insieme ai secondi piatti, a frutta, dessert e torta nuziale, e ovviamente anche il matrimonio, è andato a gaetane. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome